Li ho presi tutti? Mi sa di sì. Oh, mi vedete? Sono qua. Ciao raga, come va? Bella G. Allora, un po' di pacchi, se non si è capito, questo è un unboxing. 2, 3, oggi è mercoledì, 3 giorni dopo il Prime Day, vediamo cosa mi è arrivato. Allora, facciamo un po' di spazio e iniziamo da questo pacco qua. Già, avevo aperto, sì, facciamo più rapido. Ok, stavo morendo, ci sono. Voilà, che è? Discovery H610 Mirror Mounted Dash Camera. Una dash camera della Van Top. Scusate, mi è venuto il singhiozzo. Vado un attimo a bere. Lo sapete, è una tecnica, provate a mettere giù l'acqua con la testa rivolta verso il basso, 3-4 sorsi e il singhiozzo si passa. Ci siamo, torniamo a noi. Van Top Dash Camera, andiamo a vedere com'è fatta, poi andiamo a montare, ci sarà un video dedicato, recensione, montaggio, eccetera, eccetera. Carta via, confezione che si apre in questo modo. E poi in questo modo vediamo, voilà, direi molto molto curata. All'interno abbiamo lo specchietto, questo praticamente si sovrappone allo specchietto che hanno tutte le automobili, credo, senza fare danni dovrebbe venire fuori, no? Allora facciamo così, così, voilà, e voilà, perfetto. Vabbè, qui cavetteria varia, poi ci sarà un video dedicato. C'è anche la retrocamera, quindi volendo poi col sensore di retromarcia, voi mettete la R se fate i collegamenti giusti con i cavi e potete vedere sia avanti che dietro. Le prime impressioni sono di qualità premium. Questo è lo specchietto davanti. Ah, da spento fa proprio effetto specchio. Leviamo la copertura. Proteggi specchio e vedo proprio dietro. Non so se riuscite a vedere. Sì, è proprio uno specchio. Bello grande, antiriflesso. È d'acceso, poi lo specchio si illumina di tutto. Insomma, si accende tutto quanto. Quindi non solo la parte centrale, tutto quanto è. Lo andrò a vedere poi per bene. Me lo studio e arriverà presto, come dicevo prima, un video dedicato. E voilà, mettiamo questa da parte. Ah, la telecamerina poi da poter collegare dietro, poi o col biadesivo, cioè il 3M, o comunque con un paio di viti. Proseguiamo con i prossimi pacchi. Vediamo di questo. Tra l'altro questo si può aprire anche da qua. Alcune volte Amazon è proprio perfetto, cioè questo prodotto, questa confezione, cioè non lo so, vabbè. Questo poi andrà dritto dritto nel cartone. Cosa abbiamo? Wifi? Ah, dovrebbe essere l'Oratap. Sì, anzi, è l'Oratap per le tapparelle. Comando per le tapparelle. Con tanto di viti. Cacciavitino piccolo. Due ce ne sono dentro. C'è anche la confezione da uno e confezione da due, confezione da quattro. Tutti gli accessori, tutte le viti. Vi faccio vedere com'è fatto. Eccolo qua. Vedete, questo è il gioiellino, molto piccolo, molto compatto. Abbiamo N input LL1, L2, S1, S2. Forse arriverà anche un video installazione guidata. Una specie di Shelly 2,5 giù di lì. Dovrebbero essere molto molto simili i prodotti. Mi ricordo il prezzo, la coppia dovrebbe venire intorno ai 36 euro, quindi manco troppo per quello che dovrebbe offrire. Mettiamo da parte, poi l'ho aperto pure questo. Vediamo, anche questo l'Oratap, se non sbaglio, l'Oratap. Abbiamo trasmettitore, vediamo. Ah, ok. Una presa che credo sia italiana, vediamo. Sì, 10 ampere, 16 ampere, quindi fino con il supporto a 300
3600 watt, 16 ampere appunto per la 220-230 di casa. E questa presa, oltre a comandarla con la voce, oltre a comandarla col telefono, oltre a comandarla con il tastino accendi e spegni, abbiamo pure un laccetto. Questo perché è un laccetto? Abbiamo pure stop e vidi. Perché stop e vidi? Perché abbiamo un telecomandino. Telecomandino che si può mettere a parete, infatti con i buchi, oppure calamitato. Per esempio potete metterlo addosso a un frigorifero. Con, penso ci sia una batteria. Guardate, può essere pure tolto. Sì, credo che qua dentro ci sia una batteria e potete attivare o disattivare la presa del caso. Volendo potete attaccarlo anche con il biadesivo. Arriveranno presto due video dedicati di questi prodotti qua. Poi andiamo a vedere questo che non è Amazon, ma si apre facilmente con le mani. Ah, andiamo a vedere, sì, voilà, uno e voilà, due. Coverina nera, c'è pure arancione volendo, e queste cuffie, vi faccio vedere meglio da vicino, vi dovrebbero ricordare qualcosa di già visto, sia davanti che dietro. Voi dite, ah, ma sono le, eh no, queste sono le Touchtech, e quindi sono il modello 2. Non le Pro, ma due, quelli diciamo senza gommino. E se noi andiamo a vedere la confezione, eccola qua, eccolo. Andiamolo anche a levare, la protezione della custodia. E cos'altro danno in confezione? Una, le istruzioni e un cavo USB da una parte, Lightning dall'altra. Quindi proprio per ricaricare il telefono. Sembra originale il cavo, ora vorrei azzardare, ma sembra originale. Queste sono le cuffie e le proveremo, le confronteremo, credo, spero, forse, chissà. Come vi dicevo prima, arriverà presto un video dedicato. Carine anche le cover, bumper in silicone nero, ci sono due colori disponibili, ve le potete chiedere del colore che volete. Ovviamente tutti i prodotti che vedete trovate il link in descrizione, compreso il codice sconto se ce l'ho o meno. Dateci un'occhiata sotto al video di YouTube. Poi cosa è rimasto? Due che all'apparenza sono uguali. Ah, ok, forse so cosa sono. Sì, dovrebbe essere uguale pure questo prodotto qua. Mi pare che ne avevo presi due, sì, erano in offerta, ho detto 12,50, confezione da 10, sono meno di 2 euro a mascherina, c'è il certificato CE, ho detto prendiamoli, visti i tempi che corrono, e non credo siano fasulli. 10 qua, se vi metto comunque il link. Anche senza sconto comunque non erano troppo care. Sto vedendo un attimo che c'è un fogliettino. Ok, sì, è scritto tutto in cinese. KN95FFP2. Classiche mascherine, insomma. Nulla di particolare. Ultimo prodotto. Me ne arriverà uno o in giornata o domani. E quindi non ho fatto in tempo, comunque ve lo metto sempre in descrizione. Sicuramente, non lo so, anzi, se farò un video a parte di quello che non vedete qua, però può essere utile per la quotidianità. È un oggetto da tenere in casa, forse anche in macchina per la forma che è fatto, ma in casa. Power bank, offertona, lampo di quelle, mamma mia, come sono andate giù subito, in mezz'ora anche meno sono state terminate. Questa che veniva 30 euro me la sono accaparrata a 4 euro. C'è un'offertona lampo di quelle, mi sa, con un codice da inserire, e ce l'ho fatta. Alla fine questa l'avete già vista sul canale. Io ho detto, a quel prezzo sicuramente me ne devo prendere un'altra. Andate a vedere, di questo ho già fatto il video. USB tipo C e tipo C,
Forse, non lo so se nella confezione passata avevo C e A e hanno aggiornato la confezione. Non vorrei sbagliarmi, ma forse hanno aggiornato la confezione e con la classica fodera che la contraddistingue il marchio Hawkey, power bank ovviamente carica al 75%, quick charge 3.0 tipo C, carica pure iPhone, quindi abbiamo i tre connettori che si usano di più in questo periodo, USB-A tipo C e Lightning, e di qua il micro USB per andarlo a caricare e la classica custodia per proteggere il power bank. 20.000 mAh, aspettate lì, vado a prendere quella che già avevo. Eccomi ritornato. Allora, questa era la power bank che già avevo e non mi ricordavo male. Allora, innanzitutto non mi ricordo neanche questa quando l'avevo recensita, ma se non sono mesi fa può essere pure un annetto fa. Ed effettivamente, allora, la custodia, cioè la, cioè io faccio un confronto delle stesse power bank, è incredibile, cioè solo su questo canale che avrete un confronto del genere, non lo trovate da nessun'altra parte. Allora, a parte il cavo che veniva spedito USB-A, USB-C, vedete? Quindi adesso hanno aggiornato la confezione USB-C, USB-C, ma leggermente più corta la custodia. Qui siamo al limite e qui, vedete, chiudeva tutto. Potevamo fare così, chiusa, di qua rimane un pochino aperta. Non hanno preso le misure, a meno che non c'è qualcosa che gli dà fastidio, ma non penso. Vediamo pure a conti fatti, leggermente sembrano uguali, ma è lo stesso prodotto. Raga, è lo stesso prodotto, ma provo a mettere la custodia nuova nella power bank vecchia e non riesce a... forse adesso si doveva stirare, non lo so. Stranamente, può essere pure magari un caso, il mio, quello che mi è arrivato a me, questa si chiude di più, non lo so. Vabbè, finezze, la cosa più importante è che prima davano tipo A, tipo C, adesso danno tipo C, tipo C. Ragazzi, mi sembra di aver detto tutto. Cosa c'è rimasto? C'è rimasto un prodottino che è stato sempre, e dico sempre, davanti ai vostri occhi, cioè questo qua, che forse è quello più, oltre che essere più costoso di tutti, è anche quello più figo di tutti. QNAP HS453DX, 4 bay, 2 sono slot HDD/SSD da 2.5 o 3.5 pollici e 2 sono gli M2. Questa è la gavetteria degli accessori che ve lo faccio vedere nel video dedicato. Andiamo così, e un NAS pensato proprio per la casa, NAS domestico. Le dimensioni sono in lunghezza, sarà spesso, quanto sarà? 3-4 cm? Credo, non di più, non me ne ricordo. E la cosa principale, qui calamitata, vedete? Per andare poi a levare i due dischi, volendo, per cambiarli. E qui dietro abbiamo poi un sacco di porte. Ve le faccio vedere al volo, comprese due HDMI che supportano tutte e due il 4K a 60 frame. Connessione internet con velocità fino a 10 gigabit, massima silenziosità del prodotto. C'è pure il telecomando, quindi è un vero centro di controllo per la casa. Posso mettere da parte pure questo. Ragazzi, mi sembra di aver detto tutto. No, c'era ancora un altro prodotto che è stato sempre, e dico sempre, davanti ai vostri occhi, e per un attimo l'avete visto proprio in primissimo piano quando io non c'ero. Che cosa? Questa. Ta-da! La nuova sedia stile gaming, molto comoda, molto 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 bella. Vari colori, l'ho preferita nera, stava a 86-87 euro, una cosa del genere. Ovviamente si alza e si abbassa, si tirano sui braccioli, vanno giù i braccioli,
e si inclina di qualche grado in giù. La trovo veramente molto comoda, sono soddisfatto per questo prezzo, non potevo chiedere di più. Speriamo che il tessuto della sedia, della poltrona, mi durerà per qualche annetto. Altra cosa fondamentale, ruote che sono veramente silenziosissime anche quando le strusciate, quindi non fanno rumore eccessivo. Ve l'ho voluta far vedere montata perché altrimenti era un casino far vedere tutto il pacco, o vi facevo vedere tutta la scatola o mi vedevate a me. Avanti. Tieni. Grazie. Oh, cosa mancava? Eccolo qua. Guardate. L'ultimo prodotto che mancava era questo dispenser per il sapone liquido da poter poi diluire con l'acqua. Vediamo cosa c'è nella confezione. USB tipo C da un lato, tipo A dall'altro. Poi abbiamo il prodotto, eccolo qua, vedete, molto piccolino. Quanti sono? 350 o 300 ml? Non lo dice, poi magari nelle istruzioni ve lo dico meglio. Questo è il dietro, qui porta per la ricarica tipo C, per accenderla e spegnerla, e questo volendo per aggrapparlo e quindi attaccarlo, non lo so, a un gancio o a parete, e non lo volete tenere fisso sopra il mobile, no? Sopra il lavello. Questo poi si metterà il liquido e qua abbiamo questo prodotto qua. Vi dicevo che era anche per la macchina, perché questa forma fa sì che potete piazzarlo dove mettete le lattine, i bicchieri in macchina, e questo è il prodotto. Era in offerta, vi metto comunque il link in descrizione, valutate voi, a me mi sembra carino, di ottima fattura. Cos'altro c'è? Un altro gommino di ricambio e il manuale in inglese. Andiamo a vedere, sì. Dice che si ricarica in 3 ore e dura 60 giorni. Ragazzi, come sempre, questo è tutto, vado a mettere a posto, ho delle cosucce da provare e non poche. Vi rinnovo l'invito per iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, poi attivare la campanella per non perdervi i prossimi video e le prossime recensioni, tutorial di tutti questi prodotti qua e non solo, che usciranno a breve sul canale. Seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram, GTV, TripAdvisor, Pottrino 10, mi raccomando, ogni giorno ci sono tantissime novità riguardo il mondo della tecnologia e non solo, anche sul canale Telegram, sconti, offerte, Pottrino 10, dateci un'occhiata pure là, iscrivetevi, poi mettete silenzioso, ogni tanto ci andate a vedere, se c'è qualche offerta che vi interessa la adocchiate e se vi va potete pure comprarla tranquillamente. Link di tutto quello che vi ho detto li trovate qui sotto al video di YouTube in descrizione. Qui dal sottoscritto è veramente tutto, io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!